Ho iniziato a giocare molto presto, seguendo le orme di mio fratello. Ho iniziato a giocare con i maschi a listone insieme a mia sorella e diciamo che da lì la passione è iniziata ed è sempre andata in crescendo. Quando non potevo più giocare con i maschi, quindi sono andata a Costa Masnaga dove ho iniziato tutto il mio percorso e mi hanno dato anche l'opportunità di giocare in Serie A molto presto, molto giovane, quindi mi hanno dato sempre molta fiducia e da lì comunque facendo anche le mie prime prestazioni sono riuscita anche ad avere la prima chiamata in nazionale maggiore. Ed è stata veramente una grandissima emozione perché alla fine era uno dei miei sogni ed era comunque l'obiettivo da quando ho iniziato a giocare a basket. E adesso da 2 anni gioco alla Reyer. Il draft praticamente sono le 36 scelte che possono fare tutte le squadre della WNBA. Loro scelgono 36 delle giocatrici che secondo loro hanno più potenziale, più talento, per arrivare poi la prossima stagione a partecipare in WNBA. Una settimana prima del draft il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che alcune squadre si erano interessate a me, quindi diciamo che la notte del draft sono stata sveglia tutto il tempo per seguirlo, fino a quando mi ha chiamato Atlanta e con me c'erano anche le mie compagne e quindi condividere l'emozione anche con le persone con cui ho condiviso il campo per 2 anni è stato veramente come magia. E sono molto felice di questa chiamata perché alla fine era uno dei miei sogni. La mia speranza è comunque di divertirmi come quando ho iniziato a giocare a basket e di continuare a farlo per tutti gli anni che giocherò e comunque di avere comunque un impatto qualsiasi cosa succeda. Matilde ha un grandissimo pregio, che ama il gioco, che è felice, che si diverte in quello che fa e sembra di vedere quei campioni, no? Noi abbiamo un campione come Sinner nel tennis, sono ragazzi che si divertono in quello che fanno ed è questo veramente il più grande pregio. Questo tipo di attitudine che ha è talmente grande che copre per me da coach qualunque difetto. Penso di poter portare oltre al pallone da basket il mio sorriso e il mio entusiasmo, che penso che come giocatrice è quello che porto sempre in campo e il mio modo spensierato di giocare. Mia sorella è al college, quindi sicuramente mi potrà dare dei suggerimenti su come affrontare questa nuova esperienza, quindi la prima cosa che farò è chiedere a lei. Non ho le parole per descrivere cosa si prova quando si realizza un sogno che avevi da quando hai iniziato a giocare. Dopo che è arrivata la chiamata è stato uno stimolo perché alla fine aver raggiunto un sogno non significa essere arrivati, ma penso che è soltanto uno stimolo per cercare un nuovo sogno e per cercare di fare qualcosa in più e di andare sempre oltre.